hearts torn so deep, falling down through the clouds of feeling you. Bentornati Snipers, io sono Marston e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire assieme l'MSR della Ares. Questa replica full metal è stata realizzata quasi completamente in CNC ed è veramente pesante. Ragazzi, a occhio direi che pesa circa 3 volte il mio VSR10 senza tutte le telecamere. Il calcio è anch'esso completamente in alluminio ricavato al CNC ed è regolabile in tutte le posizioni. Il poggiaguancia è regolabile in altezza tramite questa rotella e soprattutto rimane in posizione e non si sregola durante l'uso. Il poggiaguancia è regolabile in estensione e anche in altezza nel caso ne abbiate bisogno. Il calcio stesso inoltre, grazie a questo tasto, è collassabile su se stesso per rendere la replica un po' più compatta, cosa inutile in game poiché il calcio una volta chiuso va a bloccare la leva d'armamento, quindi con il calcio chiuso non è utilizzabile, cosa che però torna utile durante il trasporto visto che è gigante. Il grip è una delle uniche parti in plastica della replica, sagomato ed ergonomico ed inoltre è ricoperto da una superficie gommata che lo rende particolarmente piacevole nell'impugnatura. Il caricatore, replica del calibro 338 Winchester, ha lo sgancio posto davanti alla guardia del grilletto ed è particolarmente duro da disinserire e si incastra in maniera decisa, sebbene faccia un po' di fatica ad entrare. Bisogna inserirlo perfettamente parallelo al manuale, altrimenti rischia di incastrarsi durante la sua corsa. Una volta sganciato, bello pesante, completamente in metallo, e tiene circa 75 colpi, che per uno sniper bolt action sono veramente tanti. Quindi andremo a ricaricare un po' meno, visto la difficoltà dell'operazione. Davanti al magwell del caricatore troviamo inoltre una slitta, posta in questa parte qui, sul quale potremmo fissarci delle impugnature, dei grip o altri accessori. La canna esterna invece, anch'essa in alluminio, presenta delle scanalature puramente estetiche nel software che però la rendono particolarmente piacevole. Piccola nota, né il bipiede né il silenziatore sono forniti con la replica, sono accessori forniti separatamente, tra l'altro il silenziatore originale Ares, ma ovviamente dovrete comprarvelo a parte. Il cilindro scorre bene ed è piacevole da armare. Insieme a tutto il gruppo aria è perfettamente compatibile con lo standard VSR10, quindi avrete un'ampia gamma di accessori, upgrade, qualunque cosa vogliate modificare, così come la canna interna e il gommino PAP. Il gruppo PAP invece è il classico dell'Ares e lo condivide con la serie Striker. Per i più esigenti, tutto il gruppo aria può essere convertito con un apposito kit CO2 venduto direttamente dall'Ares. Effettueremo adesso un test di tiro su una distanza di circa 50 metri. La potenza d'uscita del fucile è di circa 0,97 Joule, ma la molle è stata modificata dal proprietario. In origine usciva ben più basso, intorno agli 0,7-0,8 Joule. Mettete quindi in conto, se lo volete acquistare, anche un cambio della molla. Il test verrà effettuato come B da 0,40 grammi, quindi molto pesanti. Grazie alla TDC mode di serie, ossia la regolazione brugola superiore e non tramite levetta laterale, questa replica riesce perfettamente ad alzarli, si può schiacciare parecchio il gommino PAP, inoltre le traiettorie sono veramente dritte e lineari, un ottimo punto a suo favore. Scomoda però la regolazione, per far entrare la brugola all'interno del grano bisogna smontare l'ottica, una cosa impensabile in campo durante la giocata. È un filo rumorosa, se vogliamo, rispetto agli altri bolt action. Mi aspettavo qualcosa di meglio per il suo prezzo, però comunque è accettabile. Il bolt scorre bene, anche se ho notato essere crimpato e non rivettato come quelli di fascia alta. È una soluzione utilizzata dai cinesi, dai Wen, di solito dai Jingong, e alla lunga tende a far cigolare la leva da mano, non è proprio il massimo. In ogni caso, questa è andata. Filo.
è comunque una replica che vi consiglio nel caso vogliate tenerla principalmente per collezione o per il tiro al barattolo. Il suo peso eccessivo la rende quasi inutilizzabile, a mio parere. È molto lunga, scomoda, è difficile appostarsi e soprattutto tenerla in posizione per troppo tempo, mentre per un uso più concreto sul campo e soprattutto se deve diventare la vostra replica principale che userete ogni domenica, io andrei su qualcosa di decisamente diverso, anche perché il prezzo non è assolutamente contenuto, costa quasi due volte un DSR-10 della Marui, quindi pensateci bene prima di acquistarli. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like e ci becchiamo in campo. We'll be right back.